Ventesima edizione di Immagimondo, Festival di viaggi, luoghi e culture, iniziativa di Le Culture di Lecco. Per i 20 anni svilupperemo due temi: il viaggio che ti ha cambiato la vita, con i viaggiatori che 30 anni fa viaggiavano e andavano in Africa e lì hanno iniziato a collaborare e oltre a viaggiare anche a creare dei pozzi, delle scuole, quindi racconteremo dei loro viaggi. Ci saranno dei filmati storici molto interessanti, una mostra collettiva al piano terra del Palazzo delle Paure. L'approfondimento sarà fatto sul Maghreb, le tappe del festival sono 16-17 con una pedalata che parte da Milano con 15 viaggiatori, scrittori, musicisti, cuochi che pedaleranno 2 giorni. Il primo giorno da Milano al Monastero del Lavello, dove ci fermeremo in serata, ci sarà il viaggio del Piccolo Principe a cura di Alberto Bonaccina. Il giorno dopo ripartiamo e a Lecco incontriamo i ragazzi del centro diurno disabili, con loro pedaleremo in città, andremo nel loro centro e faremo un po' di festa con loro. La tappa successiva è a Civate con i viaggi dell'anima, il 22, il 23 e il 24 di settembre, in collaborazione con la Jubilantes e la Rete dei Cammini, per cui parleremo del camminare. Tutto il mondo Lecco, 30 settembre e 1 ottobre. E lì ci sarà la tappa più importante del festival, dove occuperemo le piazze, tutte le location, e ci saranno diverse iniziative, reportage di viaggio, dibattiti, conferenze, proiezioni di film. L'ultima tappa del festival, domenica 8 ottobre, al Parco del Monte Barro, dove parliamo di natura e cultura. Il festival continua fino al 3 novembre, dove faremo l'approfondimento. Quest'anno parliamo del Mediterraneo, parliamo di Maghreb. Poi avremo tutti gli appuntamenti in città durante la settimana a Lecco e a Valmadrera, al Fate Bene Fratelli. Faremo 3 mostre, una collettiva a Lecco, una in quadreria a Malgrate, su Amedeo Vergani, sul suo viaggio, molto interessante. L'ultima mostra la porteremo in sala civica a Mandello. Le Culture quest'anno festeggia insieme alla città i 20 anni del Festival Immagimondo, 20 anni nei quali ha avuto il coraggio e la lungimiranza di puntare su questo festival che vuole promuovere l'incontro tra le altre culture, le esplorazioni e i racconti di viaggio. Un modo per conoscere e crescere insieme grazie anche alle culture diverse. Un tema quasi coraggioso di questi tempi. Sì, è un tema coraggiosissimo, oserei dire, visti i tempi. Il comprendere che l'altro è diverso da noi per tradizione e cultura, ma uguale a noi come diritti e come opportunità di crescita nella vita, credo sia fondamentale per la coesione.